Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video di Metaverso Facile. Anche oggi continueremo le esplorazioni delle funzionalità del pannello di controllo e nello specifico andremo a vedere queste quattro funzionalità: memoria, app, notifiche e account. Ed ora iniziamo. Ed eccoci qui nella Home Cyber City. Ho tolto momentaneamente il pannello di controllo perché voglio farvi vedere una piccola novità. Anticipo che in questo momento sto utilizzando la versione 57 del sistema operativo di MetaQuest 2 che mi si è aggiornata proprio oggi, perciò siamo un passo avanti rispetto al video precedente che era in versione 56. Non ho ancora iniziato veramente ad analizzare bene quali sono le caratteristiche di questa nuova versione, ma ciò che ho già scoperto, che dovrebbe essere parte della versione 57 e non della 56 dato che non c'era questa caratteristica, che ora per il movimento che abbiamo nelle nostre home non è più fatto hotspot, cioè a punti precisi nella stanza come era ormai da molti mesi, ma ci possiamo spostare, diciamo, in posizioni molto precise, logicamente sempre stando dentro nel riquadro massimo deciso da Meta a seconda del tipo di stanza. Infatti quando noi andiamo in zone dove non possiamo teletrasportarci, questa sarà la visione del nostro, diciamo, puntatore di movimento, cioè praticamente diventa rosso con una X fin dove c'è il cerchio con il puntatore bianco possiamo spostarci, e in tutte le altre zone dove non possiamo andare col puntatore dobbiamo andare per forza camminando, se vogliamo e possiamo, nella nostra stanza reale. Detto questo, ritorniamo al discorso originale. Come ho già detto, ora mi trovo alla versione 57 e, come avete magari già notato dall'introduzione, se io attivo il menu abbiamo questo pannello di controllo che è leggermente diverso rispetto a ciò che avevamo fino alla versione 56. Se andate a vedere o vi ricordate i precedenti video, il pannello di controllo con le sue varie funzionalità e menu era di dimensioni rettangolari. Mi sono trovato oggi con versione 57 con una versione quadrata, che devo dire che è anche più comoda dato che mi sembra un po' più accessibile e disposto in modo un po' più regolare le varie icone e così via. Noto anche, non so se notate anche voi, che anche il riquadro attorno a questa forma semitrasparente è cambiato un po' e ci sono questi puntini, questi bordi un po' maggiori, un po' più grossi. Devo dire anche che ho scoperto che nel menu della personalizzazione c'è una funzionalità in più che la volta precedente non avevamo, e se non mi sbaglio è questa: oggetti interattivi. Perciò andiamo a vedere un attimo prima di proseguire e andare sulle funzionalità e menu che ho detto all'inizio del video. Andiamo a vedere questi oggetti interattivi. Vediamo che ce n'è uno solo, ma leggiamo assieme cosa dice. Scegli quali oggetti interattivi vengono mostrati nella tua home. Quando sono disponibili, questi oggetti ti aiutano a scoprire funzioni ed esperienze. E l'unico oggetto che vediamo e che è attivo di default è lo specchio dell'avatar. Diciamo qui attivo, ma se notiamo bene, guardandosi intorno, non c'è nessuno specchio. In effetti la home che io normalmente preferisco, Cyber City, come chi di voi mi conosce lo sa benissimo, al momento non ha ancora lo specchio. Molte altre home ce l'hanno già, le un po' guardate in questa giornata, però diciamo volevo continuare lo stesso in questa home Cyber City. Vedremo poi in altri video come funziona lo specchio, anche se c'è già da tempo, ma più che altro perché è disponibile in molte altre stanze. Ritorniamo al nostro pannello di controllo. Perciò vediamo che in personalizzazione si è aggiunta questa funzionalità e possiamo decidere se avere questi oggetti interattivi o no, che poi alla fine al momento è solo uno. Probabilmente Meta prevede di aggiungerne altri. Non si sa quali sono, vedremo scoprendo nel tempo. Torniamo indietro ed ora andiamo proprio a scoprire questi altri quattro menu.
memoria, clicchiamoci sopra, sempre col tasto grosso qui del touch controller. Si potrebbe usare anche le mani se non avessi in mano il touch controller, cioè usando le dita, ma adesso andiamo con i touch controller. Memoria ha solo una sottovoce, questo visore. Praticamente non fa nient'altro che dare una visione generale della quantità di memoria utilizzata nel dispositivo, e per memoria stiamo molto attenti, non si considera la memoria, diciamo, di tipo RAM, anche se nel visore la memoria, chiamiamola RAM, e di archiviazione in fondo non hanno una grande differenza dal lato pratico di utilizzo, non si riesce a capire bene la differenza come in un computer. Comunque diciamo che la memoria del dispositivo è, ad esempio nel mio visore, la versione a 128 GB, c'è anche una versione a 256 GB del MetaQuest 2, e al momento ho disponibile ancora 44,03 GB, e qui mi fa vedere la quantità di memoria utilizzata con colori diversi. I colori diversi corrispondono alle differenti tipologie di dati che ci sono. Dati come app, che sono i vari software in fondo, video, sistema, file di sistema, ambienti, che sono le varie home, origini sconosciute, se sono dei file di origine sconosciute, e immagini. Andando nella parte bassa, vediamo la lista di tutte quelle che sono le app, perché qui abbiamo un filtro che, se clicchiamo su questo visto, diciamo al contrario, appare questa sottofinestra dove abbiamo la possibilità di vedere le app, gli ambienti virtuali installati, tastiere con tracking, immagini, video, download e origini sconosciute. Prima però di vedere un po' questa suddivisione, vediamo queste icone cosa servono. Qui di fianco abbiamo i nomi delle varie app installate. Se andiamo qui e ci clicchiamo sopra ad un'app o più di un'app, selezioniamo, appare questa voce con due pulsanti dove si può disinstallare le applicazioni selezionate oppure annullare la disinstallazione. Se invece andiamo qui troviamo due icone, questa dice elimina i dati dell'app e quest'altra ci dice disinstalla. Cosa sono i dati dell'app? I dati dell'app generalmente sono tutti quei dati che possono corrispondere ai dati utente. Ad esempio, se noi stiamo giocando ad un gioco e abbiamo dei salvataggi, dei screenshot che sono caricati magari internamente alla gestione del software e così via, se noi facciamo eliminare i dati dell'app, molto probabilmente verranno eliminati tutti i dati utente. Non so se questa funzionalità elimina anche eventuali password interne o cose di questo genere, ma in teoria, se sono molto importanti per la gestione dell'app o del gioco, non dovrebbero essere intaccate, ma non posso assicurarvelo. Con l'icona del cestino, vabbè, si disinstalla l'applicazione. Una particolarità che ho notato in MetaQuest 2 è che anche se si disinstalla, nella lista delle nostre app, soprattutto quando andiamo nell'icona di tutte le app, il software rimane lo stesso visibile, perché non sparisce dalla lista. In un certo senso avrei preferito la possibilità di proprio non voler più vedere in disinstallazione poi un software come accade nel computer, perché sinceramente fa un po' di confusione. L'unico motivo che mi sono dato, perché non ho trovato spiegazioni da nessuna parte, è perché, siccome alcuni di questi software si possono logicamente acquistare, il sistema di gestione dell'acquisto e della gestione, diciamo così, delle applicazioni un po' particolare nel visore, e se si disinstallassero e se si cancellassero, probabilmente, per come impostato, sparirebbe anche il nostro acquisto, perché noi non abbiamo possibilità di salvare come nel computer normale da un'altra parte il file di setup, perciò reinstallarlo dopo. Probabilmente è stata scelta questa caratteristica, che spero che un giorno cambi, perché comunque quando andiamo nelle app, facciamo un esempio qui, io ce n'ho alcune che sono disinstallate ma mi appaiono come queste più scure, ma sono ancora nella lista. È possibile comunque, se non ricordo male, andare a filtrare solo installate, anche se qui non funziona. Ah sì,
funziona bene perché avevo messo un filtro di ricerca oggi. Si può andare a vedere solo le app installate cliccando qui, ma diciamo che la cosa non si risolve nella schermata principale. Perciò se avessimo tantissime app le continueremmo a vedere e anche a disinstallarle non vengono eliminate. Non ho trovato al momento una soluzione per tutto ciò, perché anche se si va a cercare nel menu qualche funzionalità non riusciamo a toglierle. Comunque ritorniamo al pannello di prima e continuiamo a vedere la nostra memoria in questo visore. Vediamo che il filtro ha, come dicevo prima, varie possibilità di filtraggio. Appunto, possiamo vedere ciò che abbiamo come ambienti virtuali installati, possiamo disinstallarli, eccetera. Tastiere con tracking, io non ho nessuna tastiera collegata. Immagini, video, e perciò da qui si possono cancellare, ad esempio, i download, se avessi dei download, e origini sconosciute, e ho qualcosa nelle origini sconosciute. E poi è possibile riordinare in base all'ordine alfabetico crescente, decrescente e così via, come capita in tanti filtri di sistemi vari, anche computerizzati. Diciamo, in linea di massima, questa funzionalità, questo menu, ha queste caratteristiche, queste funzionalità, non ce ne sono altre. Perciò proseguiamo col prossimo app. Ci clicchiamo, app è abbastanza indicativo, praticamente in questo menu possiamo gestire tutte le nostre app nelle varie funzionalità. Prima di tutto abbiamo autorizzazioni come primo menu. Leggiamo un attimo questa indicazione. Le tue app possono accedere al tuo nome utente, all'immagine del profilo, all'avatar e alla lista dei tuoi amici che possiedono le stesse app. Questo è un avviso per farci sapere in linea generale cosa possono fare le app. Qui abbiamo una lista e ci dice quante app possono gestire i nostri contatti, eventualmente i dati sullo spazio, i dispositivi nelle vicinanze, la memoria, microfono, posizione. Queste sono le funzionalità principali che possono essere gestite, a cui possiamo dare autorizzazioni se vogliamo che siano gestite o no. Ad esempio nei contatti qui risulta che io non ho dato nessuna possibilità di gestire i miei contatti a nessuna app di quelle che ne hanno o ne avrebbero la possibilità. Dati sullo spazio uguale, dispositivi nelle vicinanze, invece ho consentito a 4 app su 6 di gestire i dispositivi nelle vicinanze. Ma andiamo a vedere prima di tutto i contatti. Ad esempio, contatti, ho queste app che sono le app, diciamo, di default di MetaQuest 2, e se noi clicchiamo e attiviamo con il visto l'autorizzazione su MetaQuest Home in contatti, vuol dire che MetaQuest Home potrà andare a vedere, no, a gestire, diciamo, più che vedere i contatti. In questo caso non saprei, MetaQuest Move, scusate, non MetaQuest Home, non saprei qual è il motivo per gestire i contatti, però vabbè, sarebbero da provare. Comunque io in questo caso ho tutto disabilitato. Dati sullo spazio, andiamo a leggere cosa sono i dati sullo spazio. Attiva i dati sullo spazio per usare le app che fondono l'ambiente circostante reale e quello virtuale. Se si fa uno scopri di più, si può andare a caricare nella pagina tramite browser di Meta con la spiegazione precisa di questa funzionalità. Per chi è interessato a capirne di più, saperne di più, può andare a leggere qui. Comunque, in linea generale, vuol dire che queste sono le app installate che avrebbero la possibilità di fondere l'ambiente reale con l'ambiente virtuale. Non è detto che lo facciano, non è detto che possano farlo veramente, però ne hanno la possibilità. Sono tutte disabilitate nel mio caso. Dispositivi nelle vicinanze. Non c'è nessuna indicazione particolare, si possono attivare o non attivare come negli altri casi. Poi memoria,
le varie app che possono gestire in qualche modo la memoria, microfono, le varie app che possono gestire in qualche modo il microfono, e qui è molto chiaro quello che potrebbe essere l'utilizzo. Se utilizziamo un'app tipo Rec Room, che è un'app social tipo Horizon World, se gli si dà il visto, cioè l'accesso, vuol dire che potrà utilizzare il microfono e perciò di conseguenza potrà gestire tutte le funzionalità del microfono e, secondo me, in questo caso potersi far sentire dalle persone, altrimenti Rec Room non ha la possibilità e l'autorizzazione di gestire il nostro microfono. In ultimo la posizione, leggiamo un po' cosa dice. Impostazioni sulla posizione. Le impostazioni sulla posizione usano fonti come gli hotspot Wi-Fi ottenuti tramite crowdsourcing per determinare la posizione del tuo dispositivo. Se attivi le impostazioni sulla posizione, potrai consentire alle app di accedere ai dati sulla posizione del tuo dispositivo. Vediamo che MetaQuest Move e MetaQuest Browser sono gli unici che avrebbero la possibilità. Se si clicca qui si dà la possibilità e qui si possono dare altre caratteristiche un po' più precise. No approssimativa è precisa, cioè no si riferisce al fatto che non dà la possibilità di gestire la posizione, approssimativa, approssimativa, precisa, precisa. Disattiviamo questo, per di più cliccando si può andare nella pagina di Meta in cui spiega meglio questa funzionalità, per chi è interessato basta che clicchi qui. Passiamo al blocco delle app. Cosa serve il blocco delle app? Il blocco delle app è nato tempo fa, perché inizialmente non c'era, per poter bloccare alcune app con un codice, diciamo, preciso, una sequenza di sblocco, se non si vogliono far utilizzare le app a qualche persona che può utilizzare comunque il visore. Questo è molto utile nel caso in cui c'è un gioco, qualunque sia l'applicazione tipo Facebook, che magari il proprio Facebook non si vuole che nessun altro usi l'applicazione Facebook, si può attivare una sequenza di blocco o di sblocco, più precisamente, che la si conosce solo noi, e far sì che non possa essere utilizzata da eventuali altri utilizzatori. Gli eventuali altri utilizzatori possono essere chiunque abbiano la possibilità di poter utilizzare logicamente il visore. Qui non c'è molto altro da dire, si può selezionare tutte, fare blocca tutte con un'unica sequenza di sblocco poi, e qui si possono scegliere le applicazioni in base a varie caratteristiche. Diciamo che, come se notate, ci sono quelle tutte bloccate, sbloccate, poi questo PEGI 18, PEGI 12, PEGI 7, PEGI 3, supervisione dei genitori. Diciamo che questo blocco delle app in realtà più che altro nasce col concetto di non permettere di utilizzare magari delle app particolari, magari anche, che ne so, di giochi un po' violenti o quello che sia, a delle persone troppo piccole, come PEGI definisce normalmente anche in altri tipi di situazione. Di questo blocco delle app non c'è altro da dire. Andiamo su app installate. In app installate possiamo controllare alcune caratteristiche di ogni tipo di app installata. Questa è la lista delle app installate. Se noi clicchiamo su questo simbolino, ci dice, ad esempio, questa app è fornita dal browser MetaQuest, puoi gestire le autorizzazioni per questa app nel menu, eccetera, eccetera, perciò non da qua. Ma se andiamo per dire questa, che è un'app installata esterna, qui ci permette di gestire in modo diretto sull'app quali sono le caratteristiche e funzionalità che può gestire, diciamo così, dati sullo spazio microfono, e si ritorna al concetto delle autorizzazioni. Perciò direttamente in app installate si può fare il processo inverso, al posto di andare a scegliere il tipo di autorizzazione e bloccare il tipo di app che ha quel tipo di autorizzazione, si va a vedere quale app si vuole disabilitare qualcosa o abilitare, si vede quale c'è, si può attivare o disabilitare a seconda dei casi. Del menu app non c'è altro da dire, torniamo indietro e proseguiamo con il terzo menu di questo video. Notifiche.
Notifiche è un menu molto importante perché è utile per permetterci di gestire le notifiche che riceviamo sul nostro visore. Ci sono due tipi di notifiche che possiamo ricevere: quelle dal telefono, perché se vi ricordate, o se non lo sapete perché non avete ancora il visore, per utilizzare MetaQuest 2 bisogna connetterlo anche tramite l'app che si installa su un proprio smartphone, iPhone o Android che sia, e perciò possiamo ricevere dal nostro telefono, tablet o smartphone, quello che sia che ha l'app installata per gestire MetaQuest 2, varie notifiche. Ciò può anche essere molto utile perché nel momento in cui siamo nel nostro visore vogliamo ricevere delle notifiche, tipo ad esempio messaggi, come ad esempio qua in questa schermata che spiega e fa vedere quali tipi di notifiche possono essere utilizzate, potremmo ricevere dei messaggi tipo SMS, messaggi di vario tipo e così via. Comunque, notifiche del telefono, leggiamo un attimo anche l'intestazione. Se si vogliono disattivare tutte, bisogna cliccare qui. Se si riclicca qui, si riattiva, poi si possono scegliere le varie app e decidere quali tipi di notifiche ricevere, quando, eccetera. Comunque, notifiche del telefono in VR. Ricevi le notifiche del tuo telefono sul visore. Per supportare questa funzione, informazioni come il contenuto delle notifiche del telefono verranno temporaneamente memorizzate sul visore. Scopri di più. Stesso discorso che abbiamo visto prima: si apre una finestra del browser e si possono leggere le funzionalità in un modo un po' più specifico. Scegli quali notifiche desideri ricevere e quando vederle in VR. Ad esempio, messaggi, anche se non è chiaro veramente quali messaggi si intende, ma dovrebbero essere un po' tutti i messaggi che corrispondono a quel concetto. Sempre nella home o mai, cioè sempre vuol dire che se ci si trova a giocare in qualche gioco oppure in un'app particolare di qualunque tipo, noi possiamo ricevere lo stesso notifiche. Se non vogliamo essere disturbati in diciamo tipi di situazioni differenti dall'essere nella home, possiamo mettere semplicemente home, oppure possiamo disabilitare tutte le notifiche dei messaggi. Telefono sistema, notifiche praticamente del sistema, stesso concetto qui. Altre app, se disabilitiamo questo non vediamo le altre app, e se no vediamo le altre app che abbiamo installate sul telefono. Google, ad esempio, può mandarmi eventuali notifiche nella home, Pluto TV non nessuna, Telegram nella home, eccetera eccetera. Ognuno sceglie in base alle app che ha sul telefono, che sono diciamo compatibili comunque con il visore, se ricevere o non ricevere e dove, più che altro nella home o in tutti i luoghi, le varie notifiche. C'è la funzione non disturbare, che se si attiva disattiva tutte le notifiche in VR in un colpo solo, molto comodo. Poi abbiamo, dopo questa voce MetaQuest 2, che non è un menu, infatti non è cliccabile, ma è solo diciamo un titolo, ci dice quali sono le varie funzionalità interne di MetaQuest 2. Se clicchiamo, ci fa vedere le notifiche direttamente legate al tipo di applicazione che possiamo ricevere e quali tipi di notifiche sono. Prendiamone una tra i tanti: al posto del Parental Supervision, non so, vediamo i social. E come vedete, ogni tipo di software ha tipi diversi di possibili notifiche. Ad esempio, social, consente le notifiche dei social, sì, dove riceverai notifiche, solo su mobile o anche VR o tutte e due o nessuno dei due, tipi di notifiche, le mie attività, attività dei follower, codici e crediti, consigli, saldi, promozioni, suggerimenti, messaggi e così via. Qui si può esplorare a secondo del proprio interesse quali tipi di notifiche e se alcune sono uguali o diverse a secondo del tipo di software. Comunque questi sono i software di base installati insieme a MetaQuest 2. Oppure abbiamo la mia libreria, le mie app, e qui possiamo decidere se attivare o non attivare le notifiche da ricevere da queste app.
se sono attive, come in questo caso, tutte possono mandare delle notifiche, se non sono attive, le notifiche non verranno mai inviate. Anche di questo menu non c'è altro da dire. Passiamo all'ultimo, account. Account è abbastanza chiaro cosa è, il nostro account, c'è una sola voce di sottomenu, questo visore. Qui in alto abbiamo la possibilità di aggiungere altri account. Cosa serve aggiungere altri account? Semplicemente, come dice, adesso non lo facciamo, in questo avviso, aggiungi fino a 3 persone aggiuntive su questo dispositivo. Gli amministratori possono gestire le impostazioni e le autorizzazioni per gli altri account. Scopri di più. Scopri di più, come il solito discorso, si clicca e andiamo a una pagina browser per leggere le informazioni in modo più dettagliato. L'amministratore deve esistere per forza del visore, che è il primo account che viene formato quando si installa e si fa partire la prima volta il nostro visore, altrimenti non potrebbe funzionare. E gli altri account, che sono al massimo di 3 persone, sono eventualmente persone che si conoscono o normalmente persone a cui si vuole dare l'utilizzo, la possibilità di utilizzare il proprio visore, spesso sono eventuali familiari. Funziona un po' come i discorsi del computer, che c'è un amministratore che gestisce l'account principale e poi gli altri account possono gestire una parte o tutte le varie funzionalità del visore, più che altro app, cose del genere. Qui abbiamo questa voce che dice condivisione delle app. Condividi tutte le app acquistate nel MetaQuest Store con altre persone su questo dispositivo. Se noi attiviamo qui, vuol dire che se acquistiamo come amministratori, e se non ricordo male solo l'amministratore che può acquistare le applicazioni, queste applicazioni verranno condivise anche con gli altri dell'account, altrimenti non verranno viste. Bene, questi di oggi sono le 4 voci di menu che volevo spiegare e condividere un po' con voi le varie funzionalità. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nella spiegazione delle varie funzionalità di queste voci di menu e posso dire che a questo punto mi accingo a salutarvi, ma come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi, non guardate solamente il video, perché è molto importante per aiutarci a continuare a fare questi video. Inoltre vi ricordo di cliccare anche eventualmente sulla campanella, che è comunque molto importante, perché in questo modo potrete ricevere le notifiche dei video appena caricati. E non per ultimo, scrivete pure un commento se avete bisogno di qualunque informazione o se volete scrivere qualcosa, mettete un mi piace o un like, come volete chiamarlo, ai video, che ci aiuta sempre a far girare di più il canale YouTube. E niente, tutto qui. Il video è finito, ci sentiamo al prossimo video di Metaverso Facile e un grande saluto da Stefano. Ciao ciao!